Buonasera e benvenuti nella sua cucina, la cucina del tavolo con Silvia. Ragazzi, mettete subito un bel mi piace perché questa è una ricetta bellissima. Quindi fatelo subito. Col ditino andate, cliccate sulla campanella, così vi avvisa ogni volta che mettiamo una ricetta. Però diciamo subito che è una ricetta non nostra, che io ovviamente ho modificato totalmente, però ho preso spunto da una ricetta che ho trovato su Pinterest. No. Dov'era? Cookpad, pardon. Allora, cosa andiamo a fare questa sera? Andiamo a fare delle candele gastronomiche. Allora, vi dico, gli ingredienti sono molto d'effetto. Queste per gli antipasti di Natale sono perfette. Dobbiamo avere della rughetta, dei pomodori di diverso tipo. Io in questo caso ho preso i camone perché ci vengono molto bene le rose con i pomodori camone. Poi dobbiamo avere dei peperoncini, ci servono per fare la fiamma, dei ravanelli o rapanelli o chiamateli come volete, delle olive condite o non condite non è un problema, l'importante è che siano verdi. Poi ci vuole spalmabile. Esatto, ci vuole del formaggio spalmabile e... Aspetta, tutto questo quanto ce ne vengono tre? Vengono tre candele. Quindi quattro formaggi spalmabili? No, tre. Ah, sono tre, sì. Andiamo bene. Sì, perché leggevo pure l'etichetta sopra. Ah, andiamo bene. Gliel'ho fatte fare talmente tante delle ricette in questo periodo che non ce n'è più. Continua. Allora, dicevo, 250 di formaggio spalmabile, 150 di salame. Scusa, perché 250? Se ne servono tre. Dicevo, per ogni candela... Ah, perché facciamo tre candele? Oh, signor! Dicevo, per ogni candela ci servono 250 di formaggio spalmabile, 150 di salame, oppure 150 di prosciutto di Praga, oppure 150 di salmone che io ho ancora nel frigo. Tre confezioni di pane tramezzino... Quello senza la crosta. Quello morbido, senza la crosta e con le fette lunghe, possibilmente. Del pepe, del sale e ovviamente un mixer. Andiamo a procedere. Tritate tutto. Vi dico subito che dovete farlo il giorno prima per il giorno dopo, quindi la vigilia per Natale, perché devono riposare nel frigorifero almeno 10 ore. O il 30 per il 31. O il 30 per il 31. Visto che comunque molti di noi saranno a casa. Certo, certo. Dicevo, andiamo a procedere. Mettiamo la Philadelphia, che è meravigliosa perché la linguetta si toglie finalmente, non si spaccano le mani. Non la devi prendere a morsi? Come le altre. La mettiamo qui nel mixer. Ho un'altra dritta. Se vi avanza la mousse fatta con... questi ingredienti, che cosa fate voi belli belli? Me la mangiate? No, la mettete nelle ciotoline e la servite con dei cracker tutti intorno. Un po' di zucchero e sale. Appunto, volevo stare attenta. Un pizzico di sale, una bella macinata di pepe misto o pepe bianco, possibilmente che sia profumato. E adesso mettiamo il salame. Così. Vado a frullare. Ci rivediamo a mousse fatte. Allora, abbiamo fatto, come vedete, le tre mousse. E ovviamente quelle col prosciutto cotto e quelle con il salame verranno un po' più granulose, ma proprio perché l'abbiamo voluto noi. Non volevamo una crema troppo cremosa. Però ecco. Una buona idea quella dei crackers. Sì. Si può fare anche con... con il Philadelphia all'erba cipollina, a chi piace l'aglio, possono mettere, che ne so, aglio, funghi e salsiccia e basilico, un po' di pesto nel Philadelphia, funghi e salsiccia nel Philadelphia. Vabbè. Funghi e salsiccia nel Philadelphia. Allora, mettiamo un pochino di crema, la spalmiamo bene su tutta la fetta
Sei terrificante, guarda. Non ti piace la mia ricetta funghi e salsiccia funghi a Filadelfia? Funghi e salsiccia a Filadelfia. Ok, poi magari sta benissimo, eh? Funghi e salsiccia sta bene con tutto. Dappertutto, c'hai ragione. E poi ecco, sono come il nero, sfinano. Allora, prendiamo la spatola. Quindi le spalmiamo tutte quante. Le spalmiamo tutte quante. Sulla doppia fetta. Sulla doppia fetta, ne abbiamo messe due vicine, no? Che sono, saranno candele alte. Esatto. No, le facciamo di tre dimensioni. Una bassina. Ma potevi fare col salmone bassina? No, la faccio altina col salmone perché piace a tutti. Ma non è vero. Ma invece sì. Scusa, siamo in due, a me piace, a te no. A te, non, no. A te piace, a me no. Già non è tutti. No, siamo in due adesso, ma queste andranno comunque per un pranzo, per una cena, dove siamo in cinque, quindi... Che pazienza. Amore, sì, abbi pazienza, dai, fa bravo. Vorrà dire che non mi siederò a tavola con Silvia. Prendo un banchetto a parte. Allora, detto questo, e questo vuol sì, ciao. Potete fare questo passaggio anche precedentemente, volevo dire. Prendete un bel foglio di carta trasparente, fate in modo che aderisca un pochino al tavolo, io sto con le preparazioni. I centimetri contati. Perché ho il tavolo pieno di preparazioni, non posso farvele vedere, quindi facciamo questo, eccolo qua. Un bel braccio abbiamo visto. Scusate. Va bene? La metto qua? Va bene? Mamma mia! Oh. Oggi mi stressa oggi. Allora, la pieghiamo in questo modo e poi aiutandoci con i polsi. La carta, mannaggia, facciamo questo. Queste, come vi ho detto prima, dovranno rimanere tutta la notte a riposare nel frigo, ma prima spalmiamo anche il sopra e il sotto, le due estremità. Ok. Ok. Ci vediamo. Adesso la arrotoliamo. Vai di corsa? Vai di corsa? Devi andare da qualche parte? Dove vai? Sono le 8 di sera, non devi andare. Devo andare a fare i regali di Natale. A quest'ora? Posso uscire fino alle 10. Marcia la miseria. Ok, lo arrotoliamo bene bene, mi sta mettendo fretta e quindi lo arrotoliamo bene bene e lo mettiamo nel frigo e facciamo così con tutte le altre, però... Una la farò così e una la farò piccola così, ok? Con una fetta sola. A dopo. Allora, eccole, sono pronte le nostre candele, tra virgolette. Adesso che dobbiamo fare? Semplicemente togliere la pellicola. Se riesco a trovare il cavo, sempre. Ricordiamo che noi all'inizio ricetta abbiamo detto che servivano tre confezioni. Sì, infatti, dato che io ho fatto 8.000 cose, mi sono sbagliata e ho detto tre confezioni di pane, questo per tramezzini senza crosta, e invece no ragazzi, ne basta una, le altre tre mi servivano, le altre due servivano a me. Allora, cominciamo a posizionarle in questo modo. Sì. Le dobbiamo poi cospargere con un pochino di maionese. Io ho preso una maionese pronta perché non c'avevo tempo di prepararla, giuro. E poi dopo dovete prendere un sac à poche piccolino, non ne serve uno grande, per mettere un pochino di maionese e vi faccio vedere poi perché. Ci vediamo a sac à poche ripieno? Ci vediamo a sac à poche ripieno e a candele spalmate di maionese. A tra poco. Così è spalmate di maionese. A tra poco. Allora, abbiamo spalmato di maionese tutte le candele. Anche delle roselline di salame. Sì, che adesso farò vedere come si fanno. Intanto le ho preparate e poi dopo
Ho messo nel sac poche la maionese e farò come la cera che scende. Una cosa molto semplice, insomma, sì, non è che dobbiamo fare un'opera d'arte. Chi è ancora più bravo può divertirsi a fare magari qualche disegnino particolare. Ah, sì, sicuramente ci stanno più bravi di me. Queste sono tutte cose fatte in casa, ragazzi. Io, per esempio, sono molto bravo a fare questi disegni, ma devo riprendere, quindi non posso farli. Certo, amore, infatti la prossima volta li farei tu, così, tranquillo, tranquillo. Questi li serviremo oggi, che è Natale. Se arrivano e non si rompono prima. Infatti non li accenderemo subito, perché sennò... No, ragazzi, io l'ho fatta altissima, questa è proprio pericolante. Però se voi le fate tutte basse va bene uguale. Sembra il moccolotto di Pisa. Il famoso moccolotto di Pisa. La fiammella. No, devo dire che sono carine, però sì, dai. Sì, sì, sì. Non sono bellissime, per carità, però devo dire che sono carine. Fanno un bel effetto, su, a tavola. Con Silvia. Con sì, che c'entra a tavola? Ah, no, pensavo... Allora, guardate. Facciamo la rosellina. Eccoci, eccoci. Mi fai un taglio da una parte. Faccio un taglio da una parte. L'arrotolo su se stessa. Finché non finisce. Finché non finisce, esattamente. E quel bel pomodoro che ho visto lì intagliato? Aspetta, no, ecco, ecco, arriva. Quest'altro invece, il pomodoro. Guardate che bello. Togliamo la corteccia, non è una corteccia, scherzo. Ovviamente poi i pomodori, mi raccomando, non li buttate, eh? Fateli no. A salsa, fateli in insalata, come non volete. Non ti muovere troppo che... No, non mi muovo troppo, che sennò cadono. Ecco, come se sbucciaste una mela. Ovviamente facendo bene attenzione a tenere, a non rompere la girandola di pelle di pomodoro, di buccia di pomodoro, chiamatela come volete. E voilà. Eccola qui. Poi semplicemente Così, cos'è fatto? No, è facile. Non mi fa ridere che poi mi scappa il pomodoro. Mi già scivola. Guarda che sei terribile. Non si vede niente, c'è le dita sopra. Amore mio, sai com'è? Quando fai una cosa di solito le usi le dita. Amore. Non so voi se le fate col pensiero. Eccola qua. Chiaro, no? Vabbè, c'è solo da arrotolare sì. La buccina. Eccola qua. Eccola qua. Poi mettete, non so, altre roselline di salame in giro. Potete fare la stessa cosa no, con... No, basta salame. Lo vuoi mangiare te, vero? Lo sapevo io. No, ce ne stanno altre fette ingordo. Mamma mia che sei ingordo. Eccola là. Lo sapevo. E la ritiriamo su. Ve l'avevo detto. Ragazzi, che voi fate finta di niente. Non avete visto nulla. Vabbè, oh ragazzi. E questo l'abbiamo ritirata su. È il bello della diretta. Adesso la devo rispalmare e rimettere tutta quanta. Ci vediamo tra poco. A fra poco. Eccolo pronto. L'abbiamo recuperata, eh? Sì. L'ho dovuta stuccare di nuovo. Ci ho messo uno spiedino lungo. Non ci avevo pensato, come una stupidina. E poi l'ho ridecorata di nuovo. Va bene? Ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuta la ricetta. Vi abbiamo lasciato anche la caduta in diretta. Esatto. Questi sono incidenti in cucina che succedono. Mica, voglio dire, nessuno è perfetto. Voi proprio mai. In televisione non ve li fanno vedere e noi invece sì. E certo. È come se fosse un dietro le quinte. È un dietro le quinte quello, ok. Però è caduto davanti. Se lo dice lui che è dietro le quinte. Ragazzi, tanti auguri. Tanti auguri a tutti. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao. Ciao.